Ma non è meglio andare a giocare a carte in qualche bisca? No, niente carte. Si gioca ai cavalli e si punta sul favorito. Sì, ma il favorito paga una miseria. Al totalizzatore. Ma chi ci gioca al totalizzatore? Ci sono altri modi. Certo. Te lo ricordi quello là col sigaro? Sì. E quello di spalle vicino alla colonna? Sì, beh. Beh, sono tutti clandestini. Noi con quelli ci giochiamo i nostri $100. Aspettami qua. Torno subito. Attenzione. Vuoto il totalizzatore quinta corsa. Vincente 22. Piazzati 12, 16, 19. Ciao Charlie, che piacere di vederti. Posso fare qualcosa per te? Sì, dimostrami che scommettere con voi clandestini è più conveniente. Come? Voglio puntare $100 su parafulmine vincente, ma invece che a 2,5 me lo dai a 500. 500? Sì. Bene. Ma Charlie, questi non sono $100, sono i biglietti d'ingresso, che ci faccio? Te li mangi? Me li mangi? Certo. Buoni. Una birra. Subito. Ehi, ciao, Fustaccio. Ciao, bambolotta. Che fai? Punti sui cavalli? Solo su quelli che vincono. E allora ti do una notizia. C'è da fare un bel colpo sulla sesta corsa. Parafulmine. No, quello è il favorito e quindi non vincerà. Punta su Cocotte, lei che arriverà prima. Lo hanno deciso i miei amici. E quando decidono una cosa è come se fosse fatta. Grazie, bambolotta. Non c'è di che. Ciao. Ciao. Tutto ok, Nymphos. Ci sono giocate per $200,000 su parafulmine. Beh, che ti aspettavi? È il favorito. Speriamo bene, capo, perché se dovesse vincere lui, meglio non pensarci. Quando un fattino sa che se vince ci va di mezzo il suo pargoletto, piuttosto spezza le gambe al cavallo. Che ti sei giocato, allora? Parafulmine. Oh. Se ci sbrighiamo, facciamo appena in tempo a buttarci sotto il rapido Miami-New Orleans. I binari passano proprio qui davanti. Senti, non parlare per indovinelli. Che è successo? Ah, che è successo? Hai buttato gli unici $100 che avevamo. Ho avuto una soffiata da una mia amica. La corsa è truccata. Parafulmine non vincerà. Sì? E io invece dico che Parafulmine vincerà. Pronto? Chi vuole al pignolo? Ah, il fattino di Parafulmine. Sì, un momento, glielo chiamo subito. Ehi, sei tu al pignolo? Sì. Ti vogliono al telefono. Non sarà mica successo qualcosa al bambino. Pronto? Pronto, chi parla? Ah, tranquillo. Siamo a tutto noi, anche a tuo figlio. Ehi, via libera. Pochi minuti alla partenza della terza corsa. I cavalli stanno per terminare la scappata e si accingono a prendere le posizioni di partenza. La macchina li aspetta alla curva. C'è ancora qualche incertezza, un paio di cavalli dimostrano un po' di nervosismo. Notiamo Parafulmine, il favorito con il numero 1, guidato da Alpignolo con casacca blu. Poi Vivian con il numero 10, Ramino, Udini, Cocotte. Ehi, il fattino di Parafulmine non mi sembra quello solito. È vero. Ma no, è Alpignolo, chi vuole che sia? E tu a chi stai sorridendo? Io sorrido a chi cavolo mi pare piace a me. I cavalli procedono lentamente dietro la macchina. Ehi, ma tu non sei Alpignolo? Certo che sono Alpignolo, non mi riconosci? Ma chi vuoi prendere in giro? Tu non sei Alpignolo. Prova a chiamarlo e vediamo chi ti risponde. Alpignolo? Ciao, hai visto che sono io? Partiti! Parafulmine rimane all'interno, mentre il numero 6, Cocotte, taglia la pista diagonalmente, prende tutti della testa. Seguito dal numero 2, Vivian, Little India, Fast Frank, Udini. Parafulmine si trova un po' imbottigliato, Cocotte sempre in testa, seguito da Vivian, da Udini, Little Indians e Fast Frank. Posizioni mutate alla prima curva, con Vivian che tenta di riacciuffare Cocotte. Alla dirittura esterna il gruppo è ancora abbastanza compatto, ma ecco che Parafulmine accenna a reagire, passando all'interno, riesce ad affiancarsi al numero 2, Vivian, che ha soffiato la testa a Cocotte, che ha rotto. Vivian gli resiste, sono appaiati. Poi Parafulmine passa da autorità e prende a Vivian quasi una lunghezza. Dai, bello, dai! Ma zitto, cretino! Ma che fa quel disgraziato? Ehi, perché non rallenti? E lo dice a me, è lui, io che c'entro.
Sta tirando come un dannato. Vai, parafulmine. Ehi, Nifus, eh? Lo sai che ho mollato parafulmine a 500? A 500? Ma sei un bel cretino. Ma come? Abbiamo fatto un affare, tanto è un cavallo che non deve vincere. E guarda! Parafulmine è primo, Bilian secondo e Fast Frank terzo dopo aver risalito varie posizioni. Primo parafulmine, poi Bilian e Fast Frank. Seguono Popot, Unini e via via gli altri. Andate a casa di quel bastardo di Alpignolo e regolate la questione. Voglio un lavoretto fatto bene. Andate. A quanto l'hai dato tu, parafulmine, eh? A 500, capo. 500, cavolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.